Quando si parla di brand non è più solo una questione di logo, font, colori o palette. In fondo non lo è mai stato, perché in realtà è molto molto più semplice e forse per questo parecchio trascurato, anche se poi alla fine è proprio la chiave per attrarre i clienti giusti. Quindi facciamo un passo indietro. Prima però ricordati di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questa puntata da YouTube, attivando anche la campanellina, altrimenti non riceverai le notifiche quando escono le nuove puntate. Sai che sono sempre ricchissime di valore. Se invece stai ascoltando questo podcast a iTunes, Spreaker, Spotify o qualunque altra piattaforma podcast, ricordati di lasciarci 5 stelle se questa puntata ti sarà utile, naturalmente dopo averla vista e ascoltata, perché questo aiuterà il podcast a raggiungere quante più donne in carriera possibile. Quando pubblichi e condividi qualunque cosa online, un post sui social, un articolo sul blog, un podcast, un video su YouTube, aggiorni la tua bio su Instagram, qualunque cosa, stai di fatto creando il tuo brand. Proprio perché tutto quello che condividi ti riflette, deve avere una caratteristica fondamentale e questa caratteristica è un messaggio coerente. Questa è una cosa che, di cui non parla quasi nessuno. Se ne parla, la si considera, diciamo così, un elemento extra, un qualcosa in più, che non è poi così importante, quando in realtà il messaggio coerente è ancora più importante del colore che andrai a scegliere, delle immagini che andrai ad utilizzare, del tipo di emozione che vuoi comunicare attraverso l'estetica del tuo sito, dei tuoi assetti digitali. Anche perché le emozioni, sì, sono sicuramente a primo impatto influenzate anche da questi aspetti, ma poi sono coltivate attraverso il messaggio che tu vai a comunicare, attraverso la creazione di tutto quello che condividi e che pubblichi. Quindi deve essere chiaro come il sole quali sono i messaggi chiave che ti rappresentano, i messaggi che rappresentano il tuo perché e che dovrebbero apparire ovunque, la tua bio su Instagram, il tuo profilo LinkedIn, la home page del tuo sito web, le pagine di vendita dei tuoi corsi, perché sono messaggi che vanno a definire il tuo posizionamento sul mercato, quindi ti devono caratterizzare sempre. Anche perché, e questa è un'altra cosa che spesso viene sottovalutata, il viaggio di un visitatore che diventa un tuo cliente è tutto tranne che lineare. Raramente qualcuno si sveglia al mattino, ti trova sul web mentre parli del tuo prodotto o servizio e ti sceglie così a scatola chiusa. No, le fasi che attraversa sono tante, di solito tre sono le fasi principali e sono la fase di scoperta, la fase di riscaldamento e la fase di scelta. Quindi prima un visitatore ti scopre, magari attraverso un post sui social, un podcast, un video su YouTube, poi sei in sintonia con quello che dici e come lo dici, allora probabilmente comincia ad interagire con i tuoi post, quindi si riscalda. E quando vedrà poi un annuncio che magari lo invita ad iscriversi al tuo sito, a scaricare una risorsa gratuita per conoscerti meglio, sarà felice di farlo. E qui il riscaldamento continuerà. E se quello che trova è utile alle sue esigenze, sarà molto più incline ad acquistare da te quando ce ne sarà l'occasione. Quindi, la chiave, o meglio, le chiavi per attrarre i clienti giusti sono due. Prima di tutto, condividere contenuto utile con costanza. E poi farlo in modo riconoscibile. Considera che quando il tuo messaggio è chiaro come il sole e diventa quasi naturale per te trasmetterlo in tutto quello che crei, diventa molto più facile cambiare nicchia, cambiare mercato, cambiare progetto anche più volte senza correre il rischio di creare confusione o disorientamento. Mi spiego meglio, ok? Parlando proprio di un esempio pratico e personale. Negli ultimi 10 anni della mia esperienza come imprenditrice digitale ho esplorato nicchie diverse, in mercati diversi, a volte addirittura lingue diverse, ma tutti hanno sempre avuto una cosa in comune: la coerenza del mio messaggio. Certo, questo messaggio si è evoluto nel tempo, non è rimasto identico, è cambiato in alcuni aspetti, ma di fatto ci sono alcune basi e fondamenta di questo messaggio che sono rimaste invariate. Quindi, qualunque cosa tu legga del presente o del passato, di quello che ho pubblicato o che pubblico in italiano o in inglese, sul business o sulla vita, troverai sempre uno o più di questi temi che emergono. Il primo è: non esiste una bacchetta magica, quindi l'idea che qualunque obiettivo tu ti prefigga, non ci sono scorciatoie per arrivarci, ci vuole fatica, ma è sempre possibile scegliere la strada più efficace grazie a un mix equilibrato di preparazione e improvvisazione.
Un altro messaggio che troverai costantemente in tutto quello che condivido è il potere dei piccoli passi, ossia l'idea che per riuscire a cambiare qualcosa non c'è bisogno di fare un salto nel buio, ma l'importante è procedere a piccoli passi verso quello che si può definire un progresso incrementale. E poi un'altra idea che caratterizza sicuramente i miei contenuti è l'idea che non esiste un "sono fatta così". Al massimo esiste, mi sono abituata ad essere così, e quindi il fatto che possiamo scegliere in ogni momento come vogliamo reagire e agire nella nostra vita. Un po' quello che ho definito poi beta permanente, prendendo a prestito un termine che è tipico del mondo dell'informatica. Ma questi sono solo esempi basati sulla mia brand blueprint, quella che mi rappresenta e che rappresenta quindi ogni fase del mio viaggio. Tu devi trovare la tua ed è importante individuarla. Può essere un messaggio, possono essere più di uno, quindi non limitarti a trovare una sola intenzione che si trova dietro a quello che fai, un solo valore che rappresenta il tuo brand e il perché hai scelto di iniziare questa avventura. Metti il timer a 3 minuti, non di più, anche perché poi il cervello razionale comincia, no, a bloccarti, a dirti che no, non va bene, no, dovevi scrivere qualcos'altro, e scrivi tutto quello che ti viene in mente che rappresenta quello che fai e perché lo fai. Se ti senti bloccata nell'esercizio, prova a chiederti come lo spiegheresti ad un bambino. Quindi deve essere qualcosa di semplice anche perché ricordiamoci che sul web siamo sempre tutti di fretta, abbiamo sempre la sindrome da scrollo, quindi è importante che quello che comunichiamo sia comprensibile subito, sia rapido e veloce da capire. Quando hai buttato giù almeno 2 o 3 messaggi che sono i messaggi cardine per il tuo brand, trascrivili su un foglio che terrai ben appeso in evidenza, almeno nelle prime fasi, da qualche parte sulla tua scrivania quando devi scrivere qualcosa, perché questi sono i temi che assolutamente vuoi trasmettere nel tuo sito, nella tua newsletter, nel tuo blog, nei tuoi social, e ti daranno anche un sacco di spunti per creare nuovi contenuti. Quando cominci ad avere un messaggio chiaro, cominci anche ad attrarre clienti che sono in linea con la tua mission e quindi anche gli acquisti aumentano di conseguenza, perché non spari più nel mucchio, ma stai parlando ad un certo gruppo di persone. Una volta che abbiamo identificato quali sono i nostri messaggi chiave, è il momento di capire come creare dei contenuti di valore. Dei contenuti di valore sono dei contenuti utili, soprattutto a risolvere una sfida o un problema. Ad esempio, il desiderio della mia tribù a Biz Academy è quello di conoscere il digital marketing nel modo più efficiente possibile. Nessuno vuole perdersi mini corsi superficiali, ma nemmeno spendere un patrimonio in corsi di formazione ultra specialistica che magari ti rendono un'esperta in una sola cosa senza capire tutto il contesto. No, la nostra tribù in questo progetto è una tribù di imprenditrici e in quanto tali vogliono sapere solo quello che è davvero necessario sapere per far crescere la propria attività sul web, e vogliono farlo in un unico posto con una guida qualificata e disponibile, sempre pronta a rispondere ad ogni domanda e ad ogni dubbio. Questa è l'esigenza. Come imprenditrice digitale conosco molto bene questo bisogno perché è proprio quello che ho sempre avuto io fin dall'inizio e questo sicuramente ha semplificato la mia ricerca, la mia analisi. Se però non riesci a metterti nei panni del tuo cliente ideale, ci sono alcune domande molto precise che puoi cominciare a farti e le cui risposte puoi cercare con un po' di ricerca online per sbloccarti in pochi minuti. La risposta a queste domande ti aiuterà proprio ad individuare delle idee di contenuto utile, trasformativo, del contenuto che puoi inserire sia nella condivisione gratuita sia nella condivisione a pagamento, quindi sia all'interno dei tuoi corsi o dei tuoi servizi. La prima domanda è: quali sono 5 preoccupazioni che affliggono il tuo cliente ideale? Prima di passare dal punto A, dove si trova ora, al punto B, dove vorrebbe trovarsi. Nel caso della tribù di Biz Academy, un esempio di queste preoccupazioni è il fatto di non sentirsi all'altezza di lanciare un progetto digitale, non sentirsi apprezzata perché ci stiamo provando ma non ci stiamo riuscendo, oppure il timore di provare e fallire col risultato che abbiamo perso un sacco di tempo prezioso. La seconda domanda è: quali sono 5 desideri invece del nostro cliente ideale? Ad esempio,
Il mio cliente ideale è qualcuno che in questo contesto vuole digitalizzare la propria attività, è qualcuno che ha bisogno di aumentare, magari raddoppiare le proprie entrate digitali, qualcuno che cerca una guida e delle strategie semplici e precise, qualcuno che desidera trasformare la propria passione, il proprio hobby in un business full time. E poi la terza domanda è: quali sono 5 traguardi, possono essere anche 3, ma insomma almeno minimo 3, massimo 5, che il tuo cliente ideale molto probabilmente raggiungerà se mette in pratica le dritte che impara da te. Ad esempio, avere finalmente il tempo di godersi il weekend con la propria famiglia invece che stare inchiodata davanti al computer. Questo è sicuramente uno degli obiettivi che raggiungi quando entri nella membership di Biz Academy. Oppure aumentare il proprio fatturato per potersi permettere finalmente quella vacanza. Ma il punto è che a partire dalle risposte a queste domande, qualunque esse siano, possiamo creare dei contenuti preziosi che parlano concretamente al nostro pubblico di riferimento nelle varie fasi della sua interazione con te, le fasi di cui abbiamo parlato prima: scoperta, riscaldamento e scelta. Nella fase di scoperta del tuo brand, è importante creare contenuti che parlino delle preoccupazioni che affliggono il tuo cliente ideale, perché permetterà loro di drizzare le antenne e capire che, oh, sei un'ottima candidata su cui investire il proprio tempo e attenzione, quindi ti teniamo d'occhio. Nella fase di riscaldamento, invece, sarà importante creare contenuti che forniscano dritte su come concretizzare i propri desideri, perché questo permetterà loro di capire che non ti risparmi, che non parli di aria fritta, che con te possono davvero iniziare a cambiare le cose. E poi nella fase di scelta sarà importante creare contenuti che lasciano intravedere i traguardi che realmente possono raggiungere lavorando con te, perché questo ti renderà una prima scelta in mezzo al mare di possibilità. Potrei andare avanti all'infinito, ma è il momento di chiudere questo video. Prima però, mi raccomando, promettimi che prenderai un quadernino che chiamerai Biz Academy e anche se non sei parte della membership di Biz Academy, prenderai appunti quando ascolti queste puntate perché sono ricchissime di valore. In particolar modo oggi abbiamo affrontato 3 concetti fondamentali. Il primo, l'importanza di avere un messaggio coerente che rende il tuo brand molto più riconoscibile di quanto non possa fare il tuo logo, i tuoi colori o quant'altro, perché logo e colori lasciati lì non servono a nulla. Il secondo concetto importante è stato il percorso di chi ti scopre, che è un percorso che è tutt'altro che lineare, non è un percorso che porta qualcuno a svegliarsi la mattina e comprare da te, ma è un percorso che lo porta a scoprirti, a conoscerti, imparare a fidarsi di te, imparare ad apprezzarti e poi sceglierti. Come possiamo accompagnare il nostro cliente ideale attraverso queste fasi? Attraverso dei contenuti di valore, ossia contenuti utili che risolvano un problema, una sfida che in questo momento il nostro cliente ideale vuole affrontare, che parlino ai suoi desideri e che le permettano di intravedere i traguardi che possono raggiungere lavorando con te, acquistando il tuo corso o partecipando al tuo evento, qualunque sia la call to action finale. Detto questo, io ti invito anche, mi raccomando, ad attivare le notifiche con la campanellina del canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube. Mi raccomando, ricordati, perché senza campanellina non sarai notificata ogni volta che arriva una nuova puntata e lo sai ormai quanto ricche di valore sono queste puntate. Se invece stai ascoltando questa puntata da iTunes, Spotify o dalla tua piattaforma di podcast preferita, qualunque essa sia, ricordami di lasciarci 5 stelle perché questo aiuterà il podcast a raggiungere ancora più donne in carriera che desiderano continuare a crescere professionalmente. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.